buonasera, benvenuti alla terza lezione di Scuola di Buona Politica. Quest'oggi parliamo di Europa, di mercato unico, e lo facciamo con due ospiti di eccezione, perché loro non solo si intendono di Europa, ma sono anche in certo qual modo, a certa proporzione, anche protagonisti importanti di quello che è stato costruito, è stato fatto per l'Europa. Non c'è con noi oggi Ennio Trigiani, si scusa, ha avuto un impegno imprevisto, ma lui, insomma, sapete che è sempre dei nostri. Vi presento un attimo, soprattutto per il gruppo dei giovani, che sono i nostri ospiti. All'estrema destra c'è Antonia geografica. C'è Antonia Carparelli. Antonia Carparelli attualmente è consigliere economica per la Commissione Europea, la rappresentanza in Italia, ma è stata precedentemente, ha ricoperto degli incarichi molto importanti, prima, più recentemente, come consigliera del ministro Moavero nel governo Monti, meno recentemente a Bruxelles ha ricoperto l'incarico di capo unità della Direzione Generale per gli Affari Sociali. Si è occupata molto di sviluppo sostenibile, di coesione sociale, di diseguaglianze, e è stata anche nell'ufficio di gabinetto, capo di gabinetto aggiunto del commissario Wallström, e tante altre belle cose. Alla destra meno estrema, Thierry Vissol. Thierry Vissol è stato fino all'anno scorso consigliere per speciale per i media e la comunicazione, sempre della Commissione, ma ha avuto un ruolo molto importante nella costruzione dell'euro. Sono qui oggi per parlare di mercato unico. Lo farà in modo particolare Antonia Carparelli attraverso la presentazione del libro bianco. Cercheremo di ragionare con voi, soprattutto di tirare fuori da voi delle idee di Europa, e su queste idee di Europa il professor Thierry Vissol esprimerà poi il suo commento. Io vi ringrazio per essere venuti e cedo la parola ad Antonia Carparelli. Non abbiamo bisogno del microfono. Mi sentite tutti. Grazie a tutti di essere venuti, grazie a Filippo per aver organizzato questa sessione in cui parleremo di Europa più che di mercato unico. Io, l'Europa è diventata qualcosa di molto di più pervasivo, di molto più importante che un mercato unico, è un progetto politico, lo è stato fin dall'inizio, ma lo è diventato sempre di più. E ho preparato appunto alcune slide che poi vi lascio volentieri per guidare questa presentazione, questo percorso, attraverso essenzialmente, vedete il titolo, è il libro bianco. Che cos'è questo libro bianco? È il documento che la Commissione ha inteso regalare, in un certo senso, donare al pubblico europeo, con l'idea di animare un grande dibattito sulle sfide che abbiamo di fronte, e questo nel 60° anniversario dalla nascita dalla firma dei trattati di Roma. Il 2017 è veramente un anno di molti anniversari, cioè non soltanto i 60 anni della firma del trattato di Roma, il 30° anniversario del progetto Erasmus, uno dei progetti di maggior successo dell'Europa. È una ricorrenza che io amo ricordare, che si è un po' dimenticata: 25 anni dalla firma del trattato di Maastricht. È il trattato che, per chi conosce la formazione di questa avventura un po' nei dettagli, è il trattato che è associato alla nascita di un grande di un progetto politico, e a cui è associata intanto l'idea di moneta unica, l'unione economica e monetaria,
ma anche l'idea della cittadinanza europea che per la prima volta compare nel Trattato di Maastricht. Quindi un anno di ricorrenze e di anniversari, ma anche di bilanci e di incertezze, perché viviamo in un contesto in cui da molte parti si mette in discussione la ragion d'essere della moneta unica, la ragion d'essere del progetto europeo, di integrazione europea come lo abbiamo visto svilupparsi finora. E quindi la Commissione, che aveva già promesso un documento sul futuro dell'Europa, ha pensato di venire fuori con questo prodotto che appunto forse non è esattamente un libro bianco nel senso tradizionale, ma è un grande documento di discussione in cui presenta un po' il bilancio di quello che è stato fatto, di quello che è diventata l'Europa in questi anni e una prospettiva su quello che potrebbe diventare di qui al 2025, quindi in meno di un decennio. Io seguo un po' l'analisi che è stata fatta, che questo documento presenta, e poi abbiamo pensato di organizzare il dibattito in modo seguente, il seminario in modo seguente. Dopo un primo blocco di presentazione, chiederò un po' a voi di pronunciarvi sulle diagnosi, su quello che la Commissione dice in questo libro bianco, e poi sarà Thierry di fare, con la sua esperienza e la sua visione lunga, insomma, dei problemi, perché lui ovviamente è stato veramente uno dei protagonisti della creazione dell'euro. Ci siamo conosciuti quando io sono appena arrivata in Commissione 25 anni fa ormai, e lui già era magna pars nella costruzione dell'Unione Economica e Monetaria. Dunque, cominciamo con la diagnosi. Che cos'è l'Europa? Che cos'è diventata l'Europa in questi 60 anni dal Trattato di Roma, ma anche con tutto quello che l'aveva preceduto, perché il Trattato di Roma è un punto di arrivo di molte iniziative precedenti sulle quali non mi soffermo. È il mercato unico più grande a livello internazionale in termini di volume. L'euro è la seconda moneta più utilizzata negli scambi internazionali dopo il dollaro. L'Unione Europea è in termini di volume di scambi la prima potenza commerciale, il volume di esportazione e importazione è maggiore di quello degli Stati Uniti, per esempio, ancora maggiore di quello della Cina in termini di valore, è il primo donatore di aiuti umanitari allo sviluppo, cioè la realtà regionale che esprime un maggiore impegno in termini economici verso i paesi terzi. Resta la realtà più avanzata sul piano dei diritti umani e sociali, dove non c'è la pena di morte, cosa che tema sfortunatamente è diventato di nuovo di attualità, ha una tradizione di protezione sociale di tutto rispetto, anche se queste cose, come sappiamo, diventano sempre più problematiche. È stato un attore importante in tutti i grandi trattati internazionali per la protezione dell'ambiente, penso alle trattative per i cambiamenti, per gli accordi sui cambiamenti climatici, penso anche allo sforzo enorme che ha posto l'Europa nella lotta al buco dell'ozono, dove lì abbiamo avuto dei successi, e tante altre cose, lo sviluppo sostenibile. Insomma, è stato veramente il front runner, si dice in inglese, cioè chi andava davanti, chi segnava il percorso. E abbiamo il programma di ricerca multinazionale più vasto al mondo. Queste sono, diciamo, le conquiste fatte di cui possiamo essere orgogliosi. Al tempo stesso, in questo periodo, il mondo è molto cambiato. Intorno all'Europa si sono sviluppate realtà, c'è stato un recupero di ruolo in Oriente in primo luogo, ma non solo. Abbiamo, forse avete sentito questo acronimo BRIC, che sono tutti le nuove grandi realtà emergenti: Brasile, Russia, India, Cina, e per cui che sono aumentati e in termini di popolazione e in termini di contributo di peso economico. In termini di popolazione, la popolazione europea è andata in proporzione di quella totale rapidamente decrescendo, è caduta anche il suo ruolo in termini di produzione totale. Lo stesso ruolo dell'euro, che all'inizio era chiaramente, si profilava come seconda valuta nazionale, ora
comincia a essere messo in discussione non tanto per i suoi fattori di debolezza interna, ma anche perché la Cina sta entrando potentemente con la sua valuta sui mercati internazionali. Abbiamo un problema di invecchiamento della popolazione, la popolazione europea sarà la più vecchia di tutte le aree regionali, lo è già, è diventata un'area molto esposta all'immigrazione dalle aree di povertà estrema, soprattutto dall'Africa ovviamente, ed è mentre fa fatica a mantenere il suo ruolo di leader nella difesa delle questioni ambientali. Ecco, io mi fermerei qui con questa pennellata, così sul primo blocco di cose, per sollecitare un po' i vostri interrogativi. A vostro avviso, di tutte queste cose che ho menzionato molto rapidamente, quali sono le principali sfide che oggi l'Europa si trova a dover affrontare? Quali sono i problemi più scottanti? Scusi, manca la questione terrorismo. Ha ragione. Manca la questione terrorismo, non le ho menzionate tutte, diciamo, però ecco, benissimo, questa è una prima risposta. Ora lascio a Thierry di gestire terrorismo. Sì. Manca la questione terrorismo, sicurezza e tante altre cose. Raccogliamo anche qualche altra. Secondo me, appunto, parlare di tutto questo, che sono 70 attivi importantissimi adesso, che non è più un valore, cioè almeno la percezione che ho nella maggioranza, non è un valore quello che ha raggiunto l'Europa. Bisogna rimettere tutto in discussione, convincere i giovani che è stato così davvero. Cioè, come affrontare queste nuove, magari possono essere nuovi punti di forza, però ecco, non è quello. Quindi la vecchiaia, l'immigrazione possono essere punti di forza, ancora di più per aumentare tutti gli elementi che lei ha detto prima. Questa è una diagnosi molto, cioè il problema più importante è convincere che l'Europa che deve affrontare. È un problema di percezione dell'opinione pubblica che l'Europa sia ancora un valore. Quindi prendiamo nota di queste, delle loro diagnosi che mi sembrano. Qualcuno tra i più giovani? Dai, senza. Nella vostra percezione, qual è il timore, grande problema dell'Europa in questo momento? Lei ha giustamente detto il primo problema è. L'immigrazione, questo nelle percezioni è vero, resta con come si fa fronte all'immigrazione. L'integrazione degli immigrati. L'integrazione degli immigrati. Altri? Ce ne sono veramente tanti. Potete anche dire tra quelle che ho elencato, quella che vi sembrano più. Quando tu hai parlato di un primato dello Stato di diritto, dei servizi sociali, no, delle persone. Sì, se si prende come paragone per esempio la Turchia o altri stati in cui c'è appunto la pena di morte, è chiaro che noi sembriamo molto avanti. No. Invece può anche essere che la politica europea sia avanti, però quando arriva, in tutti i rigori, arriva nella realtà locale, questo Stato di diritto non c'è assolutamente più. Infatti mi collego all'incontro dell'altra volta, cioè qui parlando dei diritti con un avvocato, un giurista, il diritto in realtà è morto, è ambiguo, questa è la discussione che sento in giro. Non si dà più niente per scontato, ma vale chi ha una lobby, chi ha delle situazioni che lo portano ad emergere, ma il povero disgraziato, il fallito resta così. Come dire, che in termini relativi saremmo pure restati migliori di altri, però in termini assoluti siamo andati indietro, questo mi sembra un altro. Certo. Progetto Fresh parte dall'idea di costruire una condivisione, un'unione tra l'idea degli stati nazionali, di superamento dello Stato nazionale per un'entità sovranazionale. Allora mi chiedo io, rispetto al percorso europeo tracciato, esiste ancora l'interesse nazionale? Poi magari ora prendiamo. Ci sono ancora altri interventi, così poi cerchiamo. Sì, vediamo. Secondo me, vabbè, non è solo europeo, è mondiale come problema. Con l'automazione dei processi si spostano sempre più risorse dal lavoro al capitale e questo mette in crisi la previdenza sociale, mette in crisi la competitività dei territori per attrarre risorse, perché se si prendono risorse dal capitale gli investimenti diminuiscono. E, insomma, è una cosa, secondo me, fra le più impellenti da gestire. Però. Volete stare fino a domani mattina? Ecco. Possiamo passare benissimo la notte.
No, tutti questi temi sono molto interessanti ma molto complicati, perché penso che non possiamo evitare di fare un piccolo po' di storia. Partendo per prima della problematica dell'interesse nazionale. Credo che ci sono tre parole che possono caratterizzare attualmente la società. La paura, la rabbia e la nostalgia. Questi sono tre concetti chiave che oscurano in una maniera pazzesca il presente e soprattutto il futuro. Iniziamo con la nostalgia. Purtroppo l'Europa è stata la zona con dei paesi che hanno dominato il mondo. Dal 500 in poi abbiamo invaso il mondo, l'abbiamo dominato, l'abbiamo sfruttato, l'abbiamo tagliato a pezzi, abbiamo inventato delle nuove frontiere, abbiamo conquistato assolutamente tutto. Nello stesso tempo si è sviluppato in Europa un nuovo approccio verso l'uomo, con la creazione di un sacco di valori come la libertà individuale, come lo Stato di diritto, come la democrazia, come la lotta sociale, come tutto quello che abbiamo potuto acquisire in termini di diritti per il lavoratore, per le persone, eccetera, eccetera. Ma questo ripone, cioè si è perso sempre l'idea che l'Europa finalmente è una specie di maelstrom in quale sono arrivati un po' tutte le influenze dappertutto. Cioè l'Europa è uno spazio molto particolare dove ogni paese ha procurato qualcosa agli altri e ogni paese ha preso degli altri qualcosa che ha trasformato. Prendiamo un esempio semplice, la contabilità in partita doppia, che sembra una cosa stupida ma che è fondamentale per lo sviluppo della banca e del capitalismo, inventato in Italia, a Venezia, e portato in tutta l'Europa, e tutti hanno adottato la contabilità in partita doppia, sempre rimanendo nazionalista. Stessa cosa nel colonialismo, cioè il nazionalismo è stato, l'Europa ha colonizzato il mondo, ma l'ha fatto nazione contro nazione, cioè spagnoli contro i portoghesi, Trattato di Tordesillas che separa il mondo in due, la metà per i portoghesi, l'altra metà fatto dalla Chiesa, l'altra metà per gli spagnoli, poi arrivano gli olandesi che mangiano un po', i portoghesi che fanno un po' di più, poi gli inglesi, poi i francesi, poi i tedeschi, e ognuno conquista con sempre l'idea di portare al mondo le lume, la conoscenza, la civiltà, eccetera, ma mangiandosi tra di loro. Questa porta alla prima guerra mondiale, ovviamente, dove le potenze confliggono una contro l'altra e perdiamo un po' di potere. Poi la seconda guerra mondiale e perdiamo tutto il potere. Ma non perdiamo mai l'idea della nazione e di ogni nazione come più importante in termini culturali o economici o di libertà, eccetera, dell'altro. L'esempio tipico è l'Inghilterra, che ha sempre detto noi siamo a favore dell'Europa, ma non ne siamo parte. E quindi il discorso di Churchill nel 47 a Zurigo, famoso, in quale parla della Federazione Europea, dell'Unione Europea, ma senza di noi, dice Churchill, noi vi aiutiamo a farlo, ma ne andiamo fuori. Quindi questo concetto di nazione, e questa idea che è l'idea anche del Brexit, quando Theresa May dice noi vogliamo separarci dall'Europa ma ritrovare il Commonwealth perché abbiamo tantissimi amici, questa è la nostalgia del passato basato sull'idea che la nazione, ogni nazione, ha ancora dei poteri che non ha più. Però questo risponde più a un'identità storica più che un'idea di nazione. Ma un'identità storica non è neanche sicuro, perché se si guarda l'Ancien Régime, cioè quando c'erano i realmi eccetera, le frontiere erano fluttuanti, la nozione di nazione non esisteva, è una nozione che viene con la rivoluzione francese e la costruzione di un nazionalismo era lontano, diciamo, dell'idea di
prima. Quindi, ancora una volta, questa nostalgia del passato è una nostalgia molto perturbante, perché fa credere che la nazione ha ancora un potere, una sovranità. Ora questa sovranità, a priori su tutti i grandi elementi delle situazioni mondiali, non esiste più. Nessuna, neanche i tedeschi, nazione dispone per esempio della sovranità monetaria, perché la sovranità monetaria è fatta dalla concorrenza tra le varie monete, e quindi se l'America modifica la sua politica monetaria, noi siamo obbligati di farlo. La stessa cosa sarà con i cinesi, con i giapponesi, eccetera, eccetera. Quindi sovranità monetaria non esiste più. Sovranità geopolitica, non ridiamo, non esiste. Nessuno dei nostri paesi è in grado di modificare l'evoluzione del mondo, anche se la Francia e l'Inghilterra sono membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non hanno la possibilità di modificare qualsiasi cosa di quello che fa la Russia, la Cina o altro. Quindi non esiste. Sovranità o sicurezza in termini di approvvigionamento in materie prime non l'abbiamo, perché non abbiamo le materie prime, e quindi dipendiamo dai contratti che facciamo con i russi, con i paesi arabi, eccetera, eccetera. La sovranità non esiste. Esiste ancora, esiste ancora eventualmente la sovranità a livello nazionale per un certo numero di politiche che, come diceva la signora, lo Stato di diritto non esiste in fondo. Guardate l'Italia, c'è la sovranità per esempio per organizzare, come lo voleva Prodi, il porto di Gioia Tauro e farne un porto molto importante. Non l'hanno fatto, i cinesi hanno investito sul porto del Pireo in Grecia. Questa sovranità non esiste, mettere a posto questo paese non si fa. Quindi dov'è la sovranità che potrebbe esistere? Non esiste. Ritorniamo sulla problematica dell'Europa. Quando è venuta l'idea di Europa? È venuta appunto per contrappostare questa problematica della nazione e della nostalgia della nazione sovrana, potente e disponendo di un potere mondiale. L'avevano benissimo capito che non era possibile, che questo poteva solo condurre a dei conflitti. E quindi è stato creato la primo embrio di Unione Europea su una base semplice, perché si sapeva che questa nostalgia, che questi problemi non permettevano subito di fare un'unione politica. E quindi è andato su un'opzione che era quella dell'economia, mettere insieme... Ma è stato messo in piedi dallo SME? No, è stato messo in piedi dalla CECA, cioè della creazione dell'Unione del Carbone e Acciaio, con l'idea che questo poteva portare a andare avanti sulla politica. La sola politica che avrebbe potuto trasformare l'Europa in un'unione politica era di fare un'unione a livello militare, la Comunità Europea della Difesa. Ora a questo punto eravamo in una situazione estremamente complessa a livello mondiale, con l'URSS che stava salendo, con la resistenza di alcuni paesi dell'Est, con i problemi con il Medio Oriente, eccetera, eccetera, e soprattutto con il fatto che gli inglesi, all'epoca era il primo ministro Winston Churchill, hanno rifiutato di fare parte della Comunità Europea della Difesa. E quindi i francesi hanno rifiutato di fare un'alleanza bilaterale con i tedeschi. E questo è ancora una volta la nostalgia del passato, l'idea che erano i due nemici che si sono sempre combattuti, eccetera, eccetera. È caduto questa idea di unione politica attraverso la politica di difesa. E quindi cosa si poteva fare per proseguire? E noi siamo più o meno in una situazione simile adesso. Cosa si poteva fare per proseguire l'avventura? E allora l'idea è stata di dire, vabbè, finalmente l'obiettivo di un Commonwealth è di assicurare il benessere dei cittadini, cioè la capacità di mangiare, di lavorare e di vivere. Quindi facciamo l'Europa economica, e nasce così la Comunità Economica Europea. Ma anche là è bello di pensare che il libero mercato può condurre a fare qualcosa di più stretto, di un'unione un po' più politica, ma la condizione è che ognuno dei paesi che ne fa parte accetta l'idea
che effettivamente non è più completamente sovrano. Ora che questa idea continua di essere presente in tutti i pensieri, in un mondo che è completamente cambiato dalla caduta del muro di Berlino. Sì, cioè, c'è una crescita simmetrica. No, perché eravamo in un sistema dove c'erano due blocchi. Un blocco che erano i russi, socialisti, comunisti, stalinisti, tutto quello che vuole, e il mondo dominato dall'America, basato su un liberalismo economico, con una politica che si chiama di rolling back, cioè di mettere i russi nell'angolo, e una politica dei russi di mettere i paesi occidentali in situazione difficile e quindi postando tutta la loro politica estera sulle ex colonie o sulle colonie dei paesi europei, facendo in tutti questi paesi, aiutando i governi a mettere a posto governi socialisti, ivi compreso nel Medio Oriente, perché l'Iraq, per esempio, era all'inizio sostenuto dalla Russia. E quindi questo conflitto ha contribuito a creare tutti i problemi che noi conosciamo per il momento, cioè il rollback americano ha contribuito a sostenere l'Arabia Saudita, a fare la guerra dell'Iraq contro l'Iran, dove Khomeini, sostenuto dai russi, aveva preso il potere, e quindi a aiutare anche dittatori, a aiutare le dittature nei paesi americani, in Cile, Argentina, eccetera, eccetera. E quindi ha creato tutta una serie di tensioni che quando il muro è caduto sono tutti riapparsi. Ma noi non abbiamo cambiato idea. Noi siamo rimasti sull'idea che i nostri paesi, ognuno di loro, aveva la capacità di padroneggiare dei problemi che sono assolutamente impossibili da padroneggiare da soli. E quindi siamo veramente in una situazione in quale il mercato unico liberale è diventato quasi un insulto, perché si è perso di vista la ragione per quale è stato fatto e i vantaggi che ci ha permesso e che ha ricordato Antonia. E quindi c'è da parte della popolazione una rabbia contro questa Europa, che sarebbe una specie di matrigna che, volendo fare il liberalismo, ha creato la globalizzazione, quindi ha creato i flussi verso l'estero di tutte le nostre imprese, quindi disoccupazione. Poi su questo facciamo una moneta unica, da cui il solo obiettivo è di fare, di permettere al grande capitale di muoversi. Tutte queste idee fanno sì che c'è una rabbia contro questo. I problemi creati dalla caduta del muro e di quello che ho spiegato molto rapidamente fa sì che si sono sviluppati, sono caduti i regimi socialisti di queste colonie e ritornato l'opzione religiosa, che è diventato la maniera di lottare contro tutti gli altri. E quindi migrazione e terrorismo, che sono due cose totalmente diverse, ma che sono presentate nei media e dappertutto come essendo due cose simili, che non sono per niente. Se si pensa solo alla migrazione, ma è una barzelletta la migrazione in Europa, si prende come un'invasione, eccetera, ma sono pochissimi. I migranti a livello mondiale sono più di 240 milioni di persone. L'Europa riceve una margina piccolissima di questi flussi. E questi flussi sono dei flussi internazionali che sono guidati da tutti i movimenti geopolitiche, dalla multilateralizzazione delle relazioni internazionali, che non si può bloccare. Fare dei muri è la stupidità più grande che si possa immaginare, perché non servono a niente. Al contrario, permettono di sviluppare ancora di più l'odio degli altri verso quelli che mettono i muri, e quindi di creare sempre più tensioni. Cioè esattamente la politica che utilizza l'ISIS con quello che hanno fatto a Parigi ieri, di creare una paura tale che vengono al potere della gente che non ha nessuna soluzione se non fare dei muri o mettere fuori tutti i migranti, che crea più rabbia, più odio e quindi più rischi di terrorismo. Quindi questo è un po' la soluzione. E che viene, qualcuno ha parlato di percezione,
non mi ricordo più chi di voi ha parlato di percezione, che sono più percezione della realtà che veramente una visione di che cosa è questa realtà, di quali sono veramente i problemi e eventualmente di quali sarebbero le soluzioni per risolverli. Chiaramente la soluzione non passa con il ritorno dei nazionalpopulismi, il ritorno della pseudo-sovranità nazionale, perché non esiste. Va bene. Bene, allora lui ha anticipato gran parte delle cose che così, ma va bene perché non abbiamo tantissimo tempo. No, ma va bene, nel senso ha dato bene l'idea di come le pressioni esterne, la congiuntura geopolitica, tutto quello che è avvenuto, la caduta del muro, eccetera, ha creato una forte pressione sull'Europa e ha mostrato che cosa, in fondo, l'inadeguatezza del processo di integrazione in quanto tale a fronteggiare queste grandi sfide, perché l'Europa non è riuscita a diventare una realtà capace di esprimere in termini di politica estera una linea chiara. In ogni occasione si va ancora in ordine sparso, è inadeguata nel fronteggiare comunemente le spinte, tutte queste cose esterne. Io avevo un po' articolato le grandi sfide mettendo alcuni numeri sui quali non mi dilungo, però è molto interessante guardarli. Insomma, guardate la percentuale della popolazione europea nel 1900, che cos'era, il 25% della popolazione mondiale. Guardate dove saremo nel 2060, secondo le previsioni del 4%. Quindi, nonostante questo, cioè, nonostante il fatto che diventiamo progressivamente meno importanti come realtà regionale, non abbiamo ancora capito che se non si agisce in maniera compatta siamo condannati proprio a subire quello che avviene a livello internazionale. Considerando che l'Italia è appena 10% della popolazione europea, vuol dire che l'Italia è 0,4% della popolazione mondiale. Lo stesso è come Lussemburgo o Malta per l'Unione Lo stesso europea. Vale per il peso della ricchezza, della produzione sul totale, che questa è una visione più ravvicinata. Nel 2004 era ancora il 28%, in un anno è passata al 24%, è passata la crisi, cioè siamo in costante calo del peso sulla ricchezza mondiale. Un altro dato impressionante che mostrava il libro bianco è come sia aumentato, c'è una fase di riarmo, c'è poco da fare, ci piacciono, è una cosa molto inquietante per me, è una cosa veramente molto inquietante, ma credo dovrebbe esserlo per tutti. E questi dati mostrano come sono cresciute le spese militari negli Stati Uniti, questo è un grafico abbastanza impressionante mostrato nel libro bianco. Per la Cina, guardate queste palle come sono cresciute di dimensioni. C'è una fase di riarmo e l'Europa non ha ancora un'unione della difesa, non è riuscita a mettere assieme. E poi ci sono le grandi sfide ambientali, dai cambiamenti climatici, l'energia, la gestione dei rifiuti, la biodiversità, tutte queste cose su cui appunto che di nuovo creano grande pressione. Ora, il secondo blocco di ragionamenti era proprio volto a dire perché l'Europa non riesce a crescere, ad esprimere una sua unitarietà, questo processo di integrazione, pur di fronte a un'evidenza di sfide internazionali che richiederebbero compattezza, e invece anziché aggregarsi tende a disgregarsi. E vediamo che cosa è successo: c'è l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione. La ripresa economica è stata molto anomala, cioè non si è riuscita ad avere una strategia di uscita dalla crisi economica che avvicinasse i paesi nei loro destini economici, ma abbiamo assistito al crearsi di profonde divergenze, con la creazione di squilibri macroeconomici che si sono approfonditi, debiti di alcuno Stato, la situazione debitoria di alcuni paesi che è peggiorata e la situazione creditoria di altri che è migliorata. Le povertà e le diseguaglianze si sono ulteriormente approfondite, sia la diseguaglianza tra paesi e nei paesi è aumentata, cioè ci sono alcuni paesi che sono diventati relativamente più poveri di altri, e all'interno dei paesi alcuni segmenti di popolazione che sono diventati ancora più poveri di quanto lo fossero. C'è una crescente
percezione all'interno dei paesi che le democrazie e le istituzioni non funzionano più. Cioè, se uno guarda i dati di Eurobarometro, vi consiglio di guardarli perché sono una fonte informativa fantastica, Eurobarometro, che vengono pubblicati regolarmente. Io, scusate, faccio una propaganda di Eurobarometro, forse perché sono molto legata, ma lì uno vede come la fiducia della gente, delle popolazioni europee, in tutti i paesi, nelle istituzioni, si è andata diminuendo in maniera preoccupante, la fiducia nelle istituzioni, la fiducia nel funzionamento della democrazia come l'abbiamo conosciuta, e poi l'emergere di movimenti nazionalisti che ormai riguarda tutti i paesi, anti-europei e xenofobi. Queste sono le contraddizioni interne. Ecco, di tutte queste, quali sono i conflitti interni all'Europa che a vostro avviso in questo momento pesano di più e sono di ostacolo alla possibilità dell'Europa di crescere e di profilarsi, di mettere il suo peso sullo scenario mondiale? Quali sono le ragioni interne di questi? Li ho menzionati un po'. Ogni Stato nazionalista considera, ad esempio, l'immigrazione in maniera totalmente distante, penso a quello che ci stiamo dicendo. Migrazione, forma e ritorno. Appunto, o anche una gestione invece diventa il capo espiatorio, il problema, diventa tutto. La migrazione, allora, come fattore di divisione. Vediamo altri. E dai, tirate fuori qualche... Che cosa crea dissensi e difficoltà di avanzamento del processo integrativo? Quali sono le cose che dividono gli europei? Ma l'identità europea anche non c'è. Identità, sì. Ok. Sicuramente il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro, questa è una cosa molto importante. La mancanza di opportunità per i giovani. Il fatto che ci sia la mancanza di speranza è diversa, sì. È vero. Mentre noi prima assistevamo a una migrazione dal sud al nord dei giovani laureati, bravi, eccetera, adesso chi può va addirittura fuori dall'Italia, sì. Il nord non è più Milano. Il mercato del lavoro che poi ci riporta all'economia ancora. Questo è un vantaggio alla fine. Anzi, ci siamo noi, ci siamo potuti spostare all'estero, in Europa. Io dicevo una migrazione. Con più facilità. Sì, Forse meccanismi anche di rappresentanza. Meccanismi di rappresentanza, le istituzioni, la linea di adeguatezza, la percezione di non contare. In Eurobarometro c'è un dato molto importante. Quanto conta la tua voce? Si chiede sistematicamente quanto conta la tua voce in Europa. Ed è agghiacciante vedere come la percezione, in particolare gli italiani, dicono conta niente, cioè poco e nulla. Questo è cambiato, non era così. Quanto conta la voce in Europa? Questo, prima della crisi ancora c'erano dei dati abbastanza, sì, noi contiamo in Europa. Ora la crisi ha creato questa divergenza pazzesca, per cui mentre appunto se lo chiede ai lussemburghesi o ai tedeschi e cosa credono di contare, ci sono alcuni paesi come naturalmente sono quelli che hanno i perdenti della crisi, che dicono non contiamo, quindi c'è una percezione di istituzioni che non rappresentano. Vuoi commentare su questi input? Però ti pongo un vincolo, non fare, se no siamo fino a domani mattina. Calmiere. L'Italia che non, come dire, le direttive europee non arrivano, sì, sempre in ritardo, non arrivo, cioè non, secondo me manca anche questo, cioè l'obbligo che tutti i paesi che appartengono all'Europa rispetto rispetto della legalità europea, esatto, l'incapacità di rispettare le regole europee. Si dà la colpa, no? Quando basta attuarlo negli stati, magari c'è questa politica di più comune per tutti gli stati, ma se non tutti hanno sia tempo, modalità di attuazione anche immediata, c'è sempre troppo tempo, l'Italia arriva dopo, la Francia arriva, che non c'è la capacità. Torniamo anche sulla questione della dimensione delle vongole o delle, delle misure che dicevamo prima. C'è partito. Sì, vabbè, sto provando al punto di limitare il mio discorso. Credo che il primo conflitto interno risulta a livello globale, a livello europeo, dell'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'est e dell'Europa orientale. Perché? Semplicemente perché
questi paesi, dopo 50 anni di socialismo e di dominazione della Russia, si sono ritrovati in una situazione psicologica dove era scomparso la loro identità nazionale, la loro sovranità e anche in un certo modo la loro cultura. Per esempio in Estonia, il presidente dell'Estonia ha scritto un libro negli anni 80 che è stato considerato come un elemento di lotta contro la Russia, dove rispiegava la storia del suo paese e particolarmente la storia di Piteas, che era un greco che nel 340 prima di Cristo ha fatto conoscere questi paesi da dove veniva l'Ambra al mondo mediterraneo. E questo libro è stato considerato come un elemento fondamentale per ridare la memoria al popolo estone sulla sua propria identità. Quindi erano in questa situazione. Poi erano sotto dominazione russa, che ha imposto uno sviluppo economico di certo tipo e ha obbligato a fare tante cose. Quando cade il muro e che questi paesi ritrovano la loro sovranità, loro si dicono: noi siamo europei perché sono stati europei, questa è la vecchia memoria. E quindi vogliono ritornare dentro. Noi avevamo promesso di averle integrato tutti perché, e quindi dovevamo tenere parola. E quindi sono entrati, ma sono entrati con questa idea di essere dell'Europa, ma del rischio di vedere l'Europa diventare come la Russia, come l'USSR, cioè qualcosa di dominante. E quindi loro dall'Unione Europea aspettavano due cose. La prima era il mercato libero, cioè la possibilità di svilupparsi economicamente in un modo capitalistico, come l'hanno fatto gli altri, per avere lo stesso accesso al consumo e alla ricchezza. E la seconda cosa era la sicurezza. E la sicurezza non tanto solo sotto l'ombrello dell'Europa, perché l'Europa non ha una politica di difesa comune, ma sotto l'ombrella della NATO, per difendersi contro l'URSS. E questo è rimasto la loro posizione, quindi la loro visione dell'Europa. Non è una visione politica come lo fu dei membri fondatori, ma una visione diversa. E quindi già sono 14 paesi che sono entrati, non è niente. Già crea un conflitto interno a livello dell'Europa dove la prospettiva per il futuro non è la stessa e quindi c'è una specie di incompatibilità, di conflitto interno. Il secondo problema di conflitti sono quelli che si chiamano i sistema paesi, cioè in ogni paese c'è una tradizione amministrativa, politica, eccetera eccetera. Purtroppo paesi come l'Italia o la Grecia non hanno una tradizione di un paese unito, con un'amministrazione che funziona, con una visione politica che sia la stessa. Il problema nord-sud in Italia, ma è un problema che risale anche all'unificazione. Cioè un problema che è una costante da 150 anni che esiste l'Italia, è una costante. E non è mai stato risolto. Non è mai stato risolto perché in Italia non esiste una tradizione, una cultura di un'amministrazione che funziona. E per di più ci sono le tradizioni del familiarismo, dell'amico dell'amico, eccetera, eccetera, dove le competenze sono secondarie in paragone con le relazioni. E quindi questo fa anche un problema fondamentale. È molto divertente no, fa piangere, di vedere che l'Unione Europea in Italia è accusato di obbligare l'Italia a modernizzarci. È molto strano di vedere un paese dove esiste una disoccupazione giovanile molto importante, una separazione totale tra nord e sud in tutti i punti di vista. Un deficit pubblico e un debito pubblico di 132% del PIL, che costa 5% del PIL in tassi di interesse bassi per il momento. E di dire: ah, l'Europa ci obbliga a rimettere a posto i nostri conti, a fare un po' di competitività, a mettere a posto le infrastrutture, eccetera, eccetera. E dire: cattiva Europa! Ma perché non ci lasciate continuare a spendere i nostri soldi e essere incapace di ripagare i nostri debiti?
Eppure questa è la percezione della gente, l'Europa è cattiva, ci obbliga a fare delle cose, ma porca miseria, no! E voi che lo dovete fare questo, perché se no state per crepare. E quindi questo crea delle tensioni interne e favorisce, è la stessa cosa per la Francia in un certo modo, ma in modo un po' diversa. Ma i populisti europei dicono l'Europa è una matrigna perché noi abbiamo solo 100% di debito pubblico e quindi ma perché non dovremmo spendere di più? Abbiamo negoziato il debito quando era necessario farlo. Ma il problema non è tanto di rinegoziarlo, il problema è di non farlo. Cioè, è molto diverso. Cioè, e ovviamente quando si arriva a un certo punto si deve rinegoziare, ma attenzione, rinegoziare nel debito c'è il creditore e il debitore. Cioè chi ha ragione? Quella a chi hai preso i soldi dicendo noi stiamo per fare delle cose belle e ritroverete i vostri soldi? La moneta ripone sulla fiducia. Se non c'è più fiducia, c'è un problema. Volete fare come l'Argentina? Che ha suppresso tutti i suoi debiti e che adesso è un paese nello sbando da 40 anni. Posso dire quindi, su questo là, che è rarissimo che le rinegoziazioni dei debiti aprano una fase di crescita economica e così. Abbiamo un esempio positivo di paesi che sono riusciti a ridurre rapidamente il debito, l'Irlanda, il Belgio stesso che aveva un debito in assoluto più elevato di quello dell'Italia. Se uno si propone dei piani di rientro dal debito seri, lo si può fare attivando la crescita e le riforme strutturali. Certo, la rinegoziazione in alcuni casi diventa la scelta obbligata quando non si hanno altre risorse, ma appunto l'esempio dell'Argentina, finora abbiamo esempi storici di rinegoziazione piuttosto poco confortanti, cioè l'illusione che uno attraverso una rinegoziazione... Almeno che si può dire, sì. No? Che quello riapra una nuova fase è illusoria. Questa era una breve parentesi. Allora, voglio solo chiudere con il mercato del lavoro. Allora, anche là, cioè, sembra che la gente non capisce in quale situazione siamo. Il progresso tecnico è sempre stato fatto per limitare il lavoro umano. Questo è una costante, perché abbiamo inventato le macchine per fare meno sforzi e fare meno lavoro umano. C'è stata una rivoluzione da una ventina d'anni che si chiama quella delle nuove tecnologie. Adesso siamo in una situazione completamente diversa di quello che abbiamo conosciuto con la rivoluzione del Settecento o anche la rivoluzione elettrica della fine dell'Ottocento. Siamo in una situazione dove siamo in grado di fare dei robot con un'intelligenza in grado di fare quasi tutte le task che sono fatte dai lavoratori. E andiamo sempre di più verso questo, con, e quello che è il più terribile, con la partecipazione volontaria di tutti voi, di tutti voi, di tutte le persone. Mi spiego. Quanti di voi ha un telefonino? Tutti. Alzate la mano. Anzi, no, alzi la mano chi non ha il telefono. Chi non ha il telefono. Chi non è su Facebook o su Instagram o su queste cose? Sì. Sì. Fuori concorso. Chi compra su internet? Chi non compra su internet? Chi non compra su internet? Io no. Tre o quattro. Non ancora. Io no, okay. Va bene. Tu no, ma tuo marito. Cioè vuol dire che tutti, chi quando va al supermercato dove ci sono i scanner preferisce andare alla cassa piuttosto che di utilizzare lo scanner? Io vado alla cassa. Chi va ancora alla banca al guichet per riprendere soldi e non li prende nel al distributore automatico? Nessuno. Vabbè, non so. Allora, ancora. Quello che voglio dire è che nei gesti, nel comportamento quotidiano, della vita quotidiana, siete tutti complici di questa evoluzione verso una robotizzazione totale, cioè verso la scomparsa del lavoro umano, punto. Quindi,
Questo vuol dire che politicamente, quando un politico vi promette di farvi avere lavoro, non lo dovete credere, perché non è vero, non è possibile, e tutto va al di contro di questo, perché la robotizzazione, siamo a 10% di quello che sarà tra pochi anni, 10% neanche, ok? Quando comprate su internet, nelle grosse ditte che vendono, per il momento ci sono dei robot che prendono in questi grandi il vostro pacco e poi lo dà al postino. Ma adesso stanno mettendo a posto, come si chiamano, i droni che porteranno davanti alla vostra porta. Questo vuol dire che il postino non ci sarà più. Ok. Allora, dovete ben capire questo. Siamo in questa situazione. Se qualcuno vi promette di creare posti di lavoro, non lo dovete credere, perché non è questa la soluzione. La soluzione è una ripartizione diversa del lavoro. Ovviamente non scompariranno i lavori manuali, per esempio per prendere i pomodori in Puglia, ma per questo ci sono i migranti. C'è la schiavitù che esiste ancora, quindi basta lasciare entrare qualche migranti che per pochi soldi vi prendono tutti i pomodori che sono messi in scatole e venduto in Africa, dove non esista più la cultura del pomodoro, particolarmente in paesi che prima erano completamente autonomi. E noi siamo tutti complici di questo. Quindi o si pensa di modificare l'organizzazione della società, ma non si può fare a livello individuale. Se l'Italia decide di fare qualcosa da sola, la sua competitività cade a zero, fallimento. Ciao, buonanotte, andate tutti in Inghilterra se vi accettano ancora. No, falla, falla. Niente, volevo solo porre questa domanda. Se noi alla fine ci andiamo a mettere tutti questi robot, perché, allora, se i robot lavoreranno al posto nostro, come ha detto lei, pure gli emigranti, anche se anche in Puglia, per quanto riguarda la coltivazione, già per quanto riguarda il grano, già c'è la macchina. Sì, perché inizialmente facciamo noi, noi umani, chiamiamo così. Come andremo a vendere, cioè ad acquistare prodotti che ci vanno a fare, posso dire, cioè le macchine ci vanno a realizzare questi prodotti? Perché ma noi come facciamo a acquistare se non abbiamo il reddito, soldi? Beh, appunto, la questione di fondo è esattamente questo. Esattamente. Cioè, il grande dilemma che abbiamo di fronte oggi, c'è una volta, cioè, le analisi di Marx era il capitalista e il proletariato. Oggi abbiamo produttore e consumatore. Questo è il grande dilemma. Cioè, i produttori riescono attraverso la tecnologia ad assicurarsi le grandi multinazionali quote di profitti enormi, risparmiando sul fattore lavoro enorme, moltissimo, e il consumatore che vorrebbe avere accesso alle tecnologie che sono disponibili, tutti vorremmo poter, appunto, sulle di Amazon, le carte di credito, il banco, tutto quello, però le risorse, siccome si è sempre più dissociato la figura del produttore da quella del consumatore, con l'intervento di questa tecnologia, la società, molte delle crisi macroeconomiche che sono sotto i nostri occhi, derivano proprio dalla difficoltà di capire, di coniugare questa nuova realtà. Allora, c'è un problema grande di redistribuzione, di come viene redistribuito il reddito e il lavoro. Non è che il bisogno degli esseri umani ci sarà sempre, perché l'intelligenza, sono gli esseri umani che costruiscono i robot, sono gli esseri umani che li devono far funzionare, però sono sempre una sparuta minoranza, che ovviamente è di gente molto qualificata. Allora si tratta di investire moltissimo in un periodo di formazione che deve essere molto più lungo. Cioè, se un secolo fa bastava finire le scuole, l'equivalente liceo per avere una formazione di tutto rispetto, oggi ci vuole un periodo di formazione lunghissimo. Allora è necessario che i profitti di che derivano dal fatto, dalla tecnologia, che la tecnologia rende possibile, siano in qualche modo redistribuiti. Ma questa redistribuzione deve essere fatta con regole, come diceva giustamente Thierry, che siano un po' concordate a livello globale, se no si va fuori. E i paesi devono fare uno sforzo enorme per tenere dietro al passo dell'innovazione tecnologica, se no restiamo fuori. Per essere parte, cioè se tutte le multinazionali sono collocate, che fanno i grandi profitti, sono collocate negli Stati Uniti o in Germania o in Cina, così, e noi non riusciamo ad averne almeno una di queste, quindi aver investito in ricerca, in tecnologia, per essere parte di questa fetta globale,
non possiamo nemmeno redistribuirla al nostro interno, cioè è quello che sta avvenendo in Italia, perdiamo il terreno dei paesi, in Italia e nei paesi che perdono competitività, scompaiono dal radar dei paesi che hanno realtà altamente innovative e tecnologicamente avanzate, non percepiscono più il reddito per assicurare all'interno formazione, welfare, investimenti tecnologici duraturi, e vengono tagliati fuori. Questo è il dramma che poi naturalmente si riflette in malcontento sociale, in questo disagio collettivo. Vogliamo passare al terzo blocco? No, o c'è ancora? Sì, vorrei continuare due minuti su questo. Abbiamo parlato prima dei vincoli esteri, della perdita di sovranità. Questo che ha appena detto Antonia è esattamente il vincolo più importante che pesa su tutti i nostri paesi industrializzati, cioè che da soli non siamo in grado di modificare il nostro sistema di produzione e il nostro sistema di ripartizione. Perché facendo questo, il vincolo esterno di quell'oro che non fanno come noi, ma che fanno meglio, ci fa scomparire. E quindi c'è una specie di obbligo di andare avanti nella stessa direzione, anche se andiamo verso il precipizio, di andare tutti verso la stessa direzione. C'era un economista negli anni 30, il più grande economista probabilmente, che si chiama John Maynard Keynes, che era molto lungimirante, che aveva visto che il progresso tecnico appunto aveva per scopo di supprimere il lavoro umano, e diceva che negli anni 2000 si lavorerebbe 2 ore al giorno. E questo è un po' la problematica, cioè di fatto con la robotizzazione eccetera si deve essere una concezione diversa del lavoro, almeno del lavoro produttivo, e una percezione diversa della ripartizione del reddito. Non è normale che i profitti vanno solo a 1% della popolazione della pianeta. E il problema, come fare per impedire questo se l'Italia dice noi non vogliamo più che i nostri ricchi abbiano i profitti, cioè non funziona. Quindi o c'è un movimento, una pressione sufficiente creato da un'entità economica, politica sufficientemente forte per influire sull'evoluzione, o purtroppo siete robotizzati. Faccio una domanda ai due economisti. È plausibile, è verosimile quando si dice o dire che a proposito di ricchezza detenuta da quella piccolissima percentuale, che la tassazione su quella piccolissima percentuale in termini proporzionali è inferiore rispetto alla tassazione che subisce qualsiasi cittadino? No, cioè in tutti i sistemi esiste una progressione, sono tutti sistemi progressivi, ma il problema è che non è sufficiente. Cioè, è chiaro, i sistemi di tassazione sono diventati meno progressivi di una volta, perché proprio per vincere la sfida della concorrenza. Nel momento in cui in Europa non ci si è mai riusciti a mettere d'accordo su avere tariffe di tassazione, sulla l'Europa della tassazione, questo ci sono dei lavori di Mario Monti, che poi dopo la sua esperienza governativa ha fatto un bellissimo rapporto sulla tassazione, sul futuro della tassazione in Europa. Se non si riesce a trovare un minimo di una base comune, è chiaro, se io tasso di più le mie imprese, questo è uno dei problemi d'Italia, che con l'alto debito dobbiamo tassare di più le imprese, e quelle sono costi per le imprese e perdono competitività. E questo è un esempio tipico di quella, diciamo, c'è una cosa che non abbiamo menzionato finora, che io voglio dire. Il problema grande che abbiamo, che l'Europa è parte di un problema più grande, quello della globalizzazione, dove si è andati avanti molto con l'apertura e la globalizzazione, la messa in comune dei mercati, mentre l'organizzazione politica per gestire questi processi non è andata avanti. Le istituzioni internazionali restano estremamente deboli. Si parla tanto di lotta ai paradisi fiscali, si parla tanto di lotta all'evasore, come le montagne che partoriscono i topolini, perché ancora non si riesce a concordare, ad avere un'azione comune sui grandi evasori, sulle grandi evasori, sulle grandi elusioni fiscali, su quei meccanismi che permettono all'arricchimento, questo arricchimento di pochi. E questo appunto dovrebbe far molto riflettere sull'esigenza drammatica di accrescere i processi di integrazione per mettere il processo politico all'altezza delle sfide del processo economico. Vogliamo portare il terzo blocco, che ci porta un po' al futuro dell'Europa. Io allora
avevo anche in questo caso dettagliato un po' le criticità interne, ma ne abbiamo parlato qui, ve le lascio queste slide, e qui si vede come la crisi economica ha accresciuto la divergenza tra i paesi di competitività, come ha accresciuto la divergenza in termini di squilibri con i debiti, eccetera, la disoccupazione, abbiamo tutto menzionato, ma qui trovate i dati che parlano, le cifre che ci dicono qual è l'entità di questi problemi, e compresa l'ascesa del nazionalismo. Concludevo con una nota un po' positiva, nel senso che poi però quando si va a chiedere alle persone, abbiamo ancora una maggioranza di europei che dicono che vogliono l'Europa, e questo è confortante, non nella stessa misura dappertutto, però insomma vediamo che il 66% degli europei nella media vedono l'Europa come ancora quello che ci può assicurare la stabilità, hanno un forte supporto per le libertà di movimento, nel senso l'81% delle persone dicono sì, vogliamo tenere la libertà di movimento in Europa, la libertà di movimento delle merci, delle persone, e un 70% della popolazione media sostiene l'idea che l'idea che l'euro sia una buona cosa, che bisogna mantenere la moneta unica. Devo dire, per onore del vero, perché appunto che queste percentuali poi variano da paese a paese, nel caso dell'Italia siamo al 51%, cioè ecco, è così, siamo al limite, ecco. Allora, questo libro bianco che ha presentato la Commissione, io credo che sia utile, e anche qui sarò molto franca. Molti europeisti convinti, ai quali noi apparteniamo, cioè nel senso che crediamo, europeisti nel senso che crediamo che l'Europa sia una realtà da salvaguardare, da rafforzare possibilmente nei suoi aspetti migliori, sono stati un po' delusi da questo libro bianco, perché si aspettavano delle soluzioni piuttosto. Invece è un libro di discussione, è un documento di discussione. Però poi quando ne parlo vedo che è utile, ha una grande utilità, e nelle scuole ho presentato in ambienti universitari soprattutto, e vedo che apre delle piste di riflessione, cioè la gente si rende conto, ma perché l'Europa non può, concetti che per noi sono familiari e ovvi, così invece cominciano a far ragionare anche un audience meno abituata a parlare di Europa. Allora, in fondo dice, vede, che cosa sarà l'Europa, cosa può essere l'Europa dal 2025, qual è il dibattito pubblico attuale intorno all'Europa? La Commissione dice, sulla base di quello che dicono i paesi, sulla base di quello che dicono le opinioni pubbliche, eccetera, ci potrebbero essere 5 scenari da ora a 20, non necessariamente quelli, potrebbero essere un po' più una composizione delle diverse soluzioni, però fondamentalmente li possiamo schematizzare così. Allora, il primo scenario che si potrebbe profilare, cioè andiamo avanti così. L'Europa continua ad andare con questo cercare di risolvere i problemi volta per volta, cerca di fare ancora qualcosa di più per l'occupazione, di consolidare il mercato unico, di tenere questa moneta unica, di difenderla, di rafforzare un po' gli investimenti, e così si prosegue un po' sulla scia di quello che si è fatto finora durante gli anni di crisi, con riforme che intervengono soprattutto quando ci sono momenti grossi di crisi. E qual è il vantaggio di questo scenario? Dice, beh, intanto si preserva l'unità dell'Unione a 27, non si creano altre scissioni, però l'Europa corre un rischio, dice, segnala, nel senso che se si presenta una nuova situazione di crisi non è detto che ce la facciamo, ogni volta è una scommessa. La storia di questa crisi dal 2010, quando è nata la crisi debito sovrano, perché la crisi è cominciata nel 2007 ma è diventata europea nel 2010, insegna che abbiamo sempre vissuto sull'orlo del precipizio. Nel 2012 l'euro rischiava di scassarsi, è arrivato San Mario Draghi a fare così, cioè, e ogni volta è una scommessa, insomma, su questo marciare sull'orlo del precipizio. Quindi dice, non è detto che ce la possa, questo è il rischio di questo scenario, diciamo, di andare avanti così, e che arriva una crisi che non lo sappiamo fronteggiare. Poi, allora, alcuni dicono, ma siamo andati troppo avanti, molti di questa Europa comincia appunto a fare delle regolamentazioni troppo dettagliate, non è così.
facciamo soltanto, andiamo verso, riprendiamo un po' l'idea originaria che in fondo facciamo un libero mercato e basta, però l'Europa se la finisce di avere questa pretesa di intervenire così potentemente nelle vite delle persone. Questo è un argomento molto sentito in alcuni paesi nordici, naturalmente era l'argomento degli UK che diceva noi volevamo un mercato, voi volete fare l'unione politica, non ci stiamo più, insomma. Però molti paesi, non solo nordici, ma molti paesi dell'est, come diceva, perché c'è una divisione nord-sud, ma c'è una divisione ovest-est, se vogliamo, no? Dice fateci il mercato e finitevela con tutta questa regolamentazione. Allora dice vabbè, che cosa succede? Si riduce questa regolamentazione europea e si fa, i paesi rimettono, cioè volete fare, fate appunto le auto come le volete fare, fate tutti i vostri prodotti, basta, però si accettano. L'Europa se la finisce di regolamentare, l'euro facilita gli scambi, e però che cosa succede, dice, in questo scenario? In questo scenario si sottovaluta che tutta questa regolamentazione, perché è nata questa regolamentazione? Per crescere la fiducia tra i paesi, ma perché mai io dovrei accettare? La prima volta che io uso un cosmetico prodotto, che ne so, in Romania o dovunque sia, in Polonia per dire, no? Che non è secondo gli standard italiani e c'è una sostanza così, che fa? Il governo italiano dirà, ah no, questo ha causato un problema, rimetto i dazi. Quindi qual è il destino? Cioè la regolamentazione europea serviva esattamente a assicurare la fiducia che ci fossero degli standard accettabili per tutti, ed era la precondizione, è la precondizione per il funzionamento del mercato unico. Se io uso dei pesticidi, ambientalisti convinti come sono i tedeschi importano dei prodotti spagnoli con dei pesticidi che non sono ammessi in Germania, la prima volta che li scoprono se li scordano gli spagnoli di esportare quei prodotti in Germania. Ecco perché c'è molta ignoranza, c'è molto strumentalismo quando si accusa l'Europa di intervenire potentemente. Non è che noi godiamo a fare la legislazione, assolutamente. È la condizione per fare accettare a tutti che il mercato comune, dietro al quale c'è una cultura comune, come l'avevano capito i padri fondatori. Loro lo sapevano bene, che quando si stabiliscono le regole del mercato, a poco si va a toccare la cultura, ed era quella l'idea di creare una cultura comune, perché se tu decidi i valori che stanno dietro i giocattoli dei bambini, perché non bisogna produrre dei giocattoli che ispirano la violenza, per esempio, no? Quello è un valore comune, cioè dietro al mercato ci sono i valori, e questa era la grande intuizione dei padri fondatori, molto tradita da quelli che banalizzano l'economia. Va bene, quindi solo il mercato unico, io ve lo dico, non funziona, anche se è uno scenario che alcuni... Poi c'è un terzo scenario, chi vuole fa di più, dice vabbè, siccome non tutti sono disposti ad andare avanti col processo di integrazione, con le unioni politiche, cioè, allora permettiamo ad alcuni paesi di avanzare, è un po' l'idea dell'Europa velocità più velocità. E direi che questa è forse l'idea che in questo momento riscuote un maggior consenso, anche se non totale, però con concetti diversi. Allora si potrebbe identificare delle aree in cui chi vuol fare più nel campo della migrazione, per esempio, sì, o della difesa, insomma, va avanti, e gli altri evitano di ostacolarlo. Chi vuol fare di più avanti con la politica fiscale, della tassazione, lo fa. Ecco, questo qual è il vantaggio? Dice, beh, a tutti viene riconosciuto il diritto, intanto ci sono alcune realtà che vanno avanti, è un modello che ha un po' funzionato, che già è stato operante, Schengen, l'euro, sono esempi di questo, però non è stato sperimentato fino in fondo, intanto non è in tutte le aree, cioè esiste per esempio le clausole del trattato che avevano previsto, si chiama cooperazione rafforzata, non sono state mai veramente impiegate, non so, in tutta la serie. Perché c'è una certa riluttanza, cioè intanto ci sono alcuni paesi che sono un po' di ostacoli, poi c'è una certa riluttanza a creare, la paura di creare divisioni, e poi c'è un grande problema di come far funzionare le istituzioni. Cioè il Parlamento europeo rappresenta tutti i paesi e decide, se vuoi democratizzare l'Europa devi rafforzare il ruolo del Parlamento, ma se il Parlamento rappresenta tutti non può rappresentare quel nucleo di paesi, quindi è un problema istituzionale. Non è impossibile, ma non è facile, ecco, non è impossibile, ma non è facile. Poi c'era lo scenario numero 4, dice va bene, allora decidiamo che alcune cose non si possono fare, facciamo meno in maniera più efficiente, ridimensioniamo
e alcuni lo chiedono, per esempio che l'Europa non intervenga più nel campo, per esempio, degli aiuti di Stato, dell'ambiente, dei consumatori. Questo però è molto simile all'idea del mercato, del solo il mercato unico, un po' diverso. Allora, questo sul libro bianco diceva potrebbe anche questo essere aiutare a superare alcune resistenze, però il problema è che gli stati membri non hanno chiaro quali sono le priorità, ed è vero, in questo momento c'è una grande divergenza di priorità. Ci sono, per alcuni paesi è fondamentale affrontare l'aspetto economico, e tra cui sono l'Italia, la Grecia, per alcuni paesi come la Francia il terrorismo è un problema fondamentale, per alcuni paesi come la Germania, per altri l'Unione della Difesa, cioè decidere che cosa fare, questo è il problema grosso dello scenario numero 4, che le priorità non coincidono. Lo scenario numero 5 è lo scenario del volemos e bene, come dico io, facciamo tutti di più insieme, andiamo avanti verso l'integrazione secondo l'idea dei padri fondatori. Questo scenario forse sarebbe il più ideale, l'ideale, ma è lo scenario meno realistico dal punto di vista delle condizioni, per le ragioni che abbiamo detto. Allora, che cosa pensate, in quale direzione secondo voi bisognerebbe cercare di andare? Quali sono di questi scenari? Io un po' sono stata parziale, lo confesso, non sono imparziale. Ecco, a vostro avviso quali sono le possibilità, e con quello che, dato insomma il vostro set di conoscenze, mi rendo conto che non tutti sono esperti di cose europee, però istintivamente... Qual è la direzione da esplorare? Fare di meno, andare a riprendere un po' il mercato, ridare sovranità agli stati in alcuni settori, provare le velocità multiple, insistere su... che cosa... di questi scenari? Via. Per fortuna che c'è una coraggiosa. Perché io sono cresciuta sia negli studi che nella fiducia in Europa, cioè nel poter dare un'alternativa. Però ecco, diciamo, non ha il potere, come dire, non ha la forza, le istituzioni di poterlo fare. Ora per il problema della divergenza, ora perché quel che decide non diventa attuativo immediatamente. E quindi dare più forza, non ne speravo una finta più risolutiva. La cooperazione rafforzata, ne abbiamo anche discusso altre volte, può essere una via, perché altrimenti poi c'è lo stallo. Nel senso, sarebbe perfetto che tutti decidessero insieme con questa quinta, però stiamo ammettendo che una delle criticità più importanti è appunto la divergenza. Quindi io darei sempre più potere però agli obiettivi raggiunti positivi, ovviamente, cioè appunto abbiamo elencato ambiente, il sostegno, lo sviluppo, valorizzazione appunto del flusso umano per anche modificare il lavoro, però come dire, non chiudersi assolutamente, non il particolarismo e il nazionalismo. Però aumenta veramente, ecco, io che sono 36 anni, la fiducia c'era, bisognava costruire la politica grazie ai giovani, lo scambio, e adesso bisogna ricostruirlo, quindi essendo presenti, cioè dando più potere, secondo me, alle istituzioni. Come delle istituzioni. Samuele, là dietro discutevate, no, di... E come volete che io faccio commenti se non dite niente? Rispondere tu. Che cosa bisogna fare secondo te? Sì, no, invece. No. Okay. Allora, per... No. Di questi scenari, forza. Che cosa vi sentireste di più? Cioè, supponiamo che avesse la possibilità di che voi foste un leader europeo. Immaginate di essere un leader europeo e dite, guarda, bisogna assolutamente superare questa fase di stallo, che cosa fareste? Dice, che cosa proporreste per andare avanti, sapendo che in questo momento c'hai i paesi dell'est che dicono no, è andata troppo avanti, ci regolamentate troppo, con tutta questa regolamentazione ci date solo che fastidio, con alcuni e con altri che dicono così, no, io voglio più mercato e meno regolamentazione, con altri, in tutto questo ovviamente sta rafforzando, diciamo, i problemi volta per volta, cioè guardando ogni problema in base, diciamo, in quanto c'è l'Europa,
Il problema dell'euro, dove va meglio e se va meglio nella maggior parte dei paesi, continuare come stanno progredendo quelli dei paesi europei. Mm-hmm. Oppure nel rafforzamento. Cioè, realpolitik, avanti così, scenario primo, avanti così, vediamo di affrontare. Affrontare volta per volta, nel caso va male, ovviamente andare su un altro scenario. Mm-hmm. Cioè, se vediamo che la soluzione non è delle migliori, si va su un altro scenario, ovviamente. Probabilmente la possibilità di avere velocità diverse sulla base della scelta di ciascun paese potrebbe essere in questo momento, di fronte alla situazione, l'unica possibile, perché magari può servire per offrire un esempio di tranno da parte dei paesi che decidono insieme alla propria popolazione di monitorare un processo politico più partecipativo, che permetta appunto di avere una velocità maggiore. Io penso che in tutto questo il problema principale sia il distacco, l'allontanamento della partecipazione dei giovani, degli anziani, della popolazione, da quello che è il processo politico che è partito da ideali che abbiamo sentito descrivere. Eppure fino a pochi anni fa si facevano un sacco di politiche anche a livello italiano per i giovani, per coinvolgere la partecipazione, anzi era... Non c'è più anche nelle scuole. Se uno si incrementa la cultura dell'Europa già dall'inizio, dalla base, allora si può creare qualcosa di positivo. Non si può pensare, ogni Stato ha le sue diversità, e pensare di creare un qualcosa comune quando ci sono delle diversità alla base non si può, bisogna agire prima per cercare di costruire qualcosa, perché tornare indietro è impossibile, ogni Stato ha le sue diversità. L'Europa non dovrebbe essere considerata come una matrigna, ma come una mamma che aiuta in uno Stato, e quindi cercare di agevolare i punti di forza di uno Stato, di porre di aiutare lo Stato nei suoi punti di forza e non di poi andarlo a penalizzare, cosa che in realtà poi non fa. Però se non si crea una cultura positiva dell'Europa non si può pensare, ma anche proprio a livello del funzionamento dell'Unione Europea, perché non si sa come funzionano i regolamenti, direttive, come questi influiscono sull'Italia, come vengono percepiti, nelle scuole non si sa niente. Allora come pensiamo di poter cambiare qualcosa se non sappiamo alla base che cosa dobbiamo cambiare o che cosa vogliamo costruire? No. C'è un bel programma di educazione civica. Educazione civica alle scuole primarie. Scusate, c'è un bel programma di educazione culturale. Bisogna mettere in moto il cambio di cultura. È il futuro, cioè è il futuro. Bisogna ripartire sicuramente dalle scuole e dalle università, perché ispirarsi. Ma no, il pensare che il territorio nazionalista ha programmi nazionalisti, cioè comunque un pensiero nazionalista è follia, perché il futuro è una integrazione, non possiamo vivere da soli, lo Stato non può più vivere da solo, ma deve aggregarsi con altri per essere competitivo e per creare dei scenari positivi. Le scuole sono brave solo quando devono accedere ai fondi, là sono bravissime. Però non insegnano niente ai ragazzi. Io sempre immaginato che l'Europa poteva essere un'alternativa per la politica estera. Cioè, è sempre stato il mio sogno, ho detto, un'alternativa davvero a gestire la politica estera. Tutti parlano di qualcosa. Come io posso circolare dall'Italia, la Francia, l'Inghilterra, creare anche una dimensione più ampia, non di lavoro solamente all'interno dello Stato, quindi una visione del lavoro all'interno dell'Europa e non solamente nel singolo Stato, nell'Italia. No, è così, Wendy, ti lascio te perché sennò noi siamo tutte e due dei parloni, la verità, quindi ci contendiamo, è giusto che parli tu ora. Allora, io odio questo libro bianco, devo dire. E lui ha appena lasciato la commissione, quindi lo può dire. Ma lo dicevo anche prima. Perché? Perché giustamente è uno dei punti cruciali della ragione per quale l'Europa non funziona. Quando è stata creata, c'era l'idea di avere una specie di equilibrio tra i vari poteri. Il Consiglio europeo, cioè quello che rappresenta i capi di Stato e di governo o i ministri
delle varie specialità, rappresentavano le nazioni. Parlamento non era tanto importante perché non contribuiva neanche a definire nessuna politica, era un po' una camera di consultazione, eccetera. E è diventato più importante nella presa di decisione, ma non della definizione di politiche. E poi c'era la Commissione. E la Commissione era un'istituzione, quando io sono arrivato là nel 1980, era ancora così, che rappresentava le popolazioni, l'interesse globale, il Commonwealth, l'interesse generale, che lo difendeva e che anche aveva delle battaglie terribili contro il Consiglio che appunto era troppo nazionalistico. E questo non è tanto piaciuto. Ha funzionato fino più o meno al Trattato di Maastricht. E là è cambiato completamente, cioè ogni nuovo trattato, che sia quello di Amsterdam, che sia quello di Nizza, poi quello di Lisbona, ha levato potere alla Commissione, ha dato un po' più di potere, ma minimo, al Parlamento e soprattutto ha riportato il potere al Consiglio, cioè a interessi nazionali. Ovviamente questa evoluzione è un'evoluzione drammatica, perché nello stesso tempo non hanno voluto, come lo proponeva la Commissione molto spesso, aumentare il bilancio dell'Unione Europea. Pensate un po', in America il Stato federale ha un bilancio che rappresenta più o meno 22% del PIL. Il bilancio europeo adesso, è anche stato diminuito, rappresenta 0,96%. Ma come si può fare una politica sociale, una politica industriale, eccetera, con questi ammontanti? È ridicolo. E ovviamente l'Europa non ha la capacità di essere, diciamo, una specie di Stato. E quindi siamo ritornati sull'intergovernativo, cioè la gestione a livello del Consiglio, e non più il metodo che esisteva prima, che era un metodo diverso. Quindi questo ha sbagliato un po' tutto. E fa sì che adesso la Commissione, e arrivo al libro bianco, invece di fare quello che avrebbe fatto un Delors o anche un Jenkins inglese, non è stato in grado, nella situazione di crisi fondamentale in quale siamo, di dire: carissimi amici, siamo in una situazione simile a quella di prima della Prima Guerra Mondiale. State dormendo, siete sonnambuli, aprite gli occhi, il mondo è diverso. L'Europa deve essere qualcosa che ci permette di andare avanti in questo mondo che è ostile contro di noi. O lo capite o non lo capite, ma basta. E quindi noi, Commissione, siamo in grado di proiettare per voi un'Europa diversa. Ovviamente tutti non potrebbero andare nella stessa direzione, allora creiamo quello che diceva Aldo Moro, delle parallele convergenti. Non delle cose a più velocità, non delle cose dei cerchi concentrici e tutte queste belle palle. No, paesi che vogliono andare avanti, creiamo i valori globali che sono il cappello di queste due parallele convergenti, dove ci sono gli stessi valori, lo Stato di diritto, eccetera, eccetera. E poi quelli che vogliono andare avanti, continuano di andare avanti, coloro che vogliono solo il mercato fanno il mercato, ma con questo cappello globale. Questo è un po' l'idea di due velocità, ma è un po' diverso, perché l'idea di due velocità vuol dire ce ne sono che se ne andano avanti, poi gli altri rimangono da dietro. Non è esattamente lo stesso concetto. Quindi è per questo che io non apprezzo questo, perché è il documento tipico di qualcuno che è impotente. Fa una descrizione che è fatta bene, tra l'altro, della situazione, ma non ne tira le conseguenze. E non proietta niente, non dà un'utopia. Cioè, quando è stato scritto per la prima volta il Trattato di Roma, facciamo un'unione più stretta, andiamo verso qualcosa di diverso, progrediamo. È fatto per andare avanti, per progredire, con una certa direzione, l'unione politica. Ma non c'è più questa utopia, perché non c'è più neanche qualcosa da vendere. E non c'è più una concezione appunto di tutte queste problematiche dal quale abbiamo parlato, della ripartizione, del lavoro, eccetera, eccetera.
ivi compreso della problematica geopolitica delle immigrazioni o dell'integrazione. Cioè, quando si sente, per esempio, immaginatevi, tra 25 anni, voi avrete più o meno 40 anni, sarete i giovani, sarete ancora i più giovani, perché tra 25 anni, per 100 persone tra 15 e 65 anni, ce ne saranno 40 di più di 65. Ma ragazzi, chi è che pagherà le pensioni? Perché per di più la popolazione nel stesso tempo sarà scesa a livello europeo di 500 milioni a 460 massimo. Quindi vecchi, giovani, non giovani che non hanno neanche lavoro, poveri, e pensionati. Allora, un consiglio, comprate un piccolo terreno, coltivate le vostre patate, pomodori, eccetera, eccetera, e aspettate la fine del mondo. Ok. No, ma... cioè... Ok. Vabbè, qui c'è un po' di terreni, ci sono, qui sì, almeno qua avete i pomodori. Che vecchio, vabbè, trulletto. Che vecchio trulletto, così. Allora... Ritornando alla problematica del futuro, si parla molto di deficit di democrazia, ma a me fa ridere, ma fa ridere, ma veramente quasi da morire. Perché? Ma perché la democrazia c'è? Il problema è che la democrazia diretta, dove ognuno può dire la sua e avere ragione, non esiste, non è possibile, non funziona. M5S non funziona, perché è una barzelletta, non sono 30.000 persone che votano su internet senza sapere se votano esattamente così, perché è manipolabile, perché ci sono tutti gli algoritmi, eccetera, eccetera. È una barzelletta. Il fatto di andare su Facebook per dire la sua, insultare tutti, eccetera, questo non è democrazia, neanche libertà di espressione. È tutt'altra cosa la democrazia. La democrazia è responsabilità individuale per fare politica e andare a creare dei partiti che hanno delle proposte. Questo è la democrazia e porta a una democrazia rappresentativa. Fino adesso siamo tutti in democrazie rappresentative, salvo che quello che mandate a rappresentarvi non sono rappresentabili. Ok, ma questo è il problema vostro, non è il problema della democrazia. È il problema della vostra mancanza di impegno, eccetera, eccetera. Quindi la selezione della classe dirigente. Sì, ma è chiaro che la classe dirigente è il rifletto della popolazione, non è nient'altro. Dovrebbe essere il rifletto. Com'è? Lo è. Ma, cioè, lo è. Lo è, lo è, mi dispiace, lo cioè, è. C'è un grafico che, se, non so se, ah no, non ce l'ho perché non ho il computer. C'è un grafico che secondo me vale la pena di essere guardato, pubblicato dal Parlamento, sull'andamento della partecipazione al voto nelle elezioni europee. Dall'elezione, la prima volta che si elegge il Parlamento europeo democraticamente è il 79, siamo nel 2017, ecco. Per tutte le elezioni c'è una caduta sistematica e progressiva, a cui corrisponde un peggioramento, dico io anche, della qualità dei parlamentari che ci rappresentano nel Parlamento europeo. Ecco, perché la gente non parte con l'esercizio di questo primo diritto basilare? In Slovacchia hanno votato al Parlamento europeo 22%. 13%. No. Agghiacciante, capito? Allora, come si può dire l'Europa, il deficit democratico, l'Europa non è democratica, e poi rinunciare a esercitare questo minimo elemento, voglio dire, di non c'è perché comunicazione istituzionale nei paesi, ma perché la manca la scelta di chi mandare in Europa, comunque il progetto è cresciuto troppo con un'integrazione dei paesi dell'est troppo veloce. Sì, ma quello è solo uno dei problemi. Ci sono responsabilità dei leader politici occidentali, anche di quelli dei padri fondatori cosiddetti. E c'è una cosa che mi preme molto di dire, perché è una riflessione importante. Quando non ci piace, dice l'Italia va a rotoli, il declino e cose, cioè uno se la piglia col governo italiano, dice che cioè, cambiamo il governo italiano, votiamo diversamente, c'è cioè, chi vota, chi pensa che sarebbe meglio con Grillini, ahimè, c'è cioè, chi pensa che sarebbe meglio con la Meloni, cioè, comunque ognuno dice cambiamo, è il governo che non funziona. Quando non ci piace quello che fa l'Europa, non si dice cambiamo il governo dell'Europa, si dice sfasciamo l'Europa, usciamo dall'Europa. Questa è la cosa agghiacciante, cioè, è l'idea illusoria, cioè,
Certo, l'Europa, anch'io personalmente faccio parte della Commissione europea, non sono disposta a difendere tutte le politiche europee. Quello che dico è che sono il risultato di una mediazione che era quello che si poteva ottenere in quel momento, ma non ci dimentichiamo che i commissari europei, il Parlamento europeo, sono il prodotto delle elezioni che avvengono nei paesi. Se c'è Juncker piuttosto che Schulz è perché il Partito Popolare aveva la maggioranza. Quindi io non mi identifico necessariamente con tutti, ma questo non significa che dico usciamo dall'Europa che è meglio. No, dico bisogna darsi da fare, partecipare di più alle elezioni, votare quelli che hanno un maggior senso, una maggior visione dell'Europa. E questa è una cosa importantissima. Sono contenta che alcuni abbiano cominciato a dirlo sistematicamente. Qui non si tratta di dire usciamo dall'Europa, si tratta di dire battiamoci affinché l'Europa sia quella che vogliamo. Vorrei chiudere con questa cosa, siccome siamo stati un po' pessimisti. Io volevo ritornare su quello che proponeva lei, cioè per il futuro, di vedere su una politica, prima di tutto, uno diceva, credo che lei, una politica per volta. Sempre lei. Il problema è che i problemi sono tutti nello stesso tempo, e quindi prendere il tempo per vedere una poi quando tutto il resto sta andando male è un po' complicato. Ognuno basarsi su un problema, cioè ad esempio un paese basarsi sul rafforzamento, vedere il rafforzamento di altri paesi, l'euro, e dopo chiarire, ovviamente dopo l'Europa si va a riunire, ma questo è un po' sarebbe molto complicato. Ma il problema, che diceva anche, è di verificare in alcuni paesi se quello che è stato deciso funziona o meno. Il problema è che non basta vedere se funziona o meno, il problema è anche di sapere perché. Prendiamo l'euro. Irlandesi hanno avuto dei problemi notevoli, più di altri, eppure adesso sono ridiventati il paese più competitivo, con la crescita più alta. Invece la Grecia no, l'Italia no. Perché? Non perché l'euro non funziona, ma perché non hanno fatto le politiche. Allora, la Grecia è un caso a parte, perché ci sono tantissime responsabilità a vari livelli. Ma l'Italia, porca miseria, ha beneficiato per 10 anni di tassi di interessi che si sono ridotti, ha beneficiato di tantissime cose. Nello stesso tempo non c'è stato investimento, non c'è stato investimento nella ricerca, non c'è stato spesa nell'educazione, non c'è stato investimenti delle imprese stesse per modificare la loro produttività. La sola cosa che sono in grado di dire è usciamo dall'euro per salutare. Ora la competitività a livello internazionale non è più basata sui prezzi ma sul contenuto tecnologico. Quindi se non c'è investimento, se non c'è educazione, non funzionerà. Allora si dice perché non funziona in Italia, non funziona in Grecia, usciamo dall'euro, facciamo finita con l'euro? E no. E no, perché funziona, se le cose sono fatte per bene, funziona. Quindi è molto difficile di dire, ok, vediamo se funziona o meno. No, il problema è che logicamente in tutte le organizzazioni internazionali, anche a livello di un paese, c'è una legge fondamentale, pacta sunt servanda, che vuol dire i patti devono essere serviti. Se tu hai firmato un accordo dove ti impegni a fare qualcosa, lo devi fare. E se non lo fai, non è la colpa degli altri, è colpa tua. Quindi è a te da modificare il tuo comportamento perché funzionasse. E quindi si dimentica molto spesso questo, e dovrebbe essere la stessa cosa a livello interno. Se un politico decide di fare qualcosa, eletto per questo, è pacta sunt servanda, lo devi fare, se non lo fai, fuori. Allora dovremmo farcela quasi tutti i politici, perché la maggior parte dei politici non fanno quello che dicono. Sì, ma dovrebbe essere così. Allora, là cadiamo anche su due problemi, e che effettivamente, ma no, in molti paesi, ecco perché io non sono d'accordo che chi sta al governo ci rappresenta, eppure ha votato, no? È stato eletto, è tutta eletto. Gente che ha comprato i voti. Questo è un altro discorso, sì. Ma in ogni modo che sono ridicole, finiscono sempre su Striscia la Notizia, su sì, sì, no, questo sì, ma diciamo che il problema è quello che dicevo, perché la dimensione aziendale italiana rispetto a quella francese, noi soffriamo di nanismo, quindi
siamo costretti ad un angolo perché le nostre aziende non erano pronte a globalizzare, internazionalizzare, mentre la Francia sì, ma non è vero. I risultati cambiano, questo non perché è l'economia vero. La crea l'impresa, lo Stato crea le condizioni di sviluppo, ma le aziende purtroppo incapaci nostre di poter stare sui mercati globali non sono state in grado di dare risposte veloci e certe in un paese come il nostro, che è popoloso tra l'altro, dove è un paese di manifattura, però questa mancanza di risposta ci ha messo all'angolo e inevitabilmente abbiamo subito noi una contrazione repentina dovuta proprio anche al calo dei consumi interni domestici, perché le aziende tendenzialmente lavoravano a conduzione familiare in Italia. Sappiamo fare benissimo i prodotti, siamo molto creativi, riusciamo a customizzarli, quindi a creare, ma non a crescere, ma non riusciamo a creare un sistema azienda a tal punto da poter essere in grado di competere sui mercati globali. Aggiungo mercati che sono deregolamentati, quindi questo va ancora peggio a sfavore per noi. Comunque, sì, questa è la base, è la dinamica in cui noi non ci troviamo. Inevitabilmente, possiamo chiudere, Antonio? Ci sarebbe molto da discutere. Sì, c'è molto da discutere, questa è una parte del problema, perché sì. Uno può chiedersi perché le nostre aziende non crescono ora per fine del così, e perché la cultura imprenditoriale non allora là c'è un problema di costi per le imprese, lo sappiamo che ci sono dei costi, la tassazione è elevata, è mal distribuita perché c'è troppa evasione fiscale, quindi sono pochi quelli che rispettano le regole, cioè non attiriamo capitali perché le condizioni, la burocrazia, è sempre una cosa complessa. Uno si chiede sempre dove nasce, se viene prima l'uovo o la gallina, cioè se l'incultura generale, l'inefficienza della pubblica amministrazione che causa le difficoltà delle imprese, insomma è sempre un'analisi complessa. Però io vorrei concludere con una cosa un pochino positiva, perché giusto non un pochino, sì, un po' positiva, no. Intanto, cioè, rispetto a Thierry, ripeto, la mia valutazione del libro bianco è meno delusa, un po' più realistica. Io penso che la Commissione abbia deciso che il momento politico, per dirla tutta, non era ideale per uscire con una proposta forte, perché rischiava di sprecarla in un certo senso, rischiava di essere sprecata in un contesto in cui c'hai le elezioni francesi alle porte, l'Italia in una situazione che probabilmente avrà elezioni anche presto, le elezioni in Germania in autunno, quindi secondo me è stato un calcolo voluto di dire aspettiamo un contesto politico più definito per uscire con le proposte. Non solo, ha annunciato che nei prossimi mesi, e ve lo segnalo perché potrebbero essere intanto occasioni per organizzare la scuola, per dare una continuità a questi incontri della scuola di buona politica, che metterà sul piatto delle cose più specifiche, più concrete. Uno è quello sulla riforma dell'unione economica e monetaria, quindi che si fa con l'unione bancaria, che si fa con la capacità fiscale della zona euro. È un po' più tecnico, però sono le cose, i grandi nodi che restano da affrontare per stabilizzare la realtà della moneta unica, e questo avverrà prima dell'estate, ci sarà un documento della Commissione su questo, se vuoi prendiamo un appuntamento e ne riparliamo quando esce, così vediamo se dobbiamo essere delusi o E ce n'è un altro sulla dimensione sociale dell'Europa, altro grande nodo su cui tra l'altro l'Italia è stata molto propositiva, cioè il ministro Padoan ha fatto una campagna per dire, per difendere quest'idea di una assicurazione europea contro la disoccupazione, cioè fondamentalmente di un sussidio di disoccupazione europeo, che è una cosa, non è da questo anti, cioè noi non riusciamo a combattere la disoccupazione, dateci soldi, è una cosa che ha un suo realismo, perché è vero che nel mercato, che l'Italia ha grosse responsabilità, però è vero che in una realtà di mercato unico accadono gli effetti di agglomerazione. Poi la storia del Nord-Sud Italia è la storia di un fallimento, ma è anche una storia di un po' ineluttabile, che se tu il mercato, ovviamente è più facile per la Francia, per l'Austria, che stanno al centro del mercato, beneficiare dell'integrazione, che non per le zone periferiche. Questo è un po' inevitabile, insomma, che avvenga. Ed è giusto che in questo quadro si dividano gli onori e gli oneri dell'integrazione, e quindi questo credo che sia la difesa di un'idea di un sussidio europeo di disoccupazione sia del tutto sacro legittima, e è uno dei temi che saranno affrontati in questo paper, questo documento che la Commissione ha promesso anch'esso prima dell'estate, questo misura prima della fine di aprile, sulla dimensione sociale dell'Unione. Cioè, sempre non saranno proposte concrete attuali, però
metterà ancora il dito su, cioè, per continuare, per approfondire questo dibattito sulle sfide che abbiamo davanti, e credo che sia una cosa utile. Un'ultima nota positiva, la dichiarazione di Roma, questo 60, cioè, ovviamente ci si aspettava di poter fare di più, però la dichiarazione di Roma, dei capi di Stato e di Governo che hanno celebrato il 25 marzo a Roma in grande pompa magna il 60° compleanno del Trattato di Roma, hanno fatto questa dichiarazione che tutto sommato non è una cosa da poco, perché intanto l'ho riportata qua, renderemo l'Unione Europea più forte e più resiliente attraverso un'unità e una solidarietà ancora maggiore tra di noi e nel rispetto di regole comuni. Agiremo congiuntamente, se necessario, con ritmi e con intensità diversi, attenzione, quindi anche una promessa di dire va bene, esploreremo delle strade più coraggiosamente. Questa è stata una delle frasi più contestate, vi assicuro, la preparazione di questo documento c'era il rischio che non venisse fuori, eccetera, ed è un po' un successo italiano, lo possiamo dire, perché avevano insistito a questa idea che se necessario in alcune aree si andrà avanti, ma procedendo nella stessa direzione. In linguaggio più ovattato, più cose, è un po' quello che diceva Thierry delle convergenze parallele, e questo è nella dichiarazione di Roma, che ha anche un programma indicando le aree, qui ci sono tutti i nostri capi di Stato e di Governo, le aree in cui si potrebbe avere la necessità di andare con maggiore determinazione, che alcuni paesi procedono con maggiore determinazione, la sicurezza, e qui c'è il terrorismo giustamente nominato, la crescita e la sostenibilità, la dimensione sociale, l'esigenza di coniugare una politica, di diminuire almeno la cacofonia sul piano della politica estera e di rafforzare il processo democratico. Queste sono le aree che i nostri capi di Stato e di Governo il 25 marzo a Roma hanno deciso di segnalare come aree di impegno maggiore. Bene. Va bene, grazie. Il nostro tempo è scaduto, speriamo non lo sia scaduto anche per l'Europa. Grazie a Thierry Vissol, grazie ad Antonia Carparelli e grazie a tutti quanti voi.